Ed eccoci tornati con voi, amici di Le Fonti TV, con il Fatto di Marcotti, come sempre appuntamento settimanale con il nostro format e con Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che vado a salutare. Giancarlo, ben trovato anche per oggi. Grazie Manuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Tra poco andremo ad ascoltare un po' le view del nostro Giancarlo. Prima vi mostro di cosa parleremo oggi, a parte insomma, un inquadramento generale dell'economia e della politica. Parleremo delle elezioni di midterm, di mezzo mandato in America. Faremo un'analisi del voto. È stata una sorpresa, visto che soprattutto per quanto riguarda il Senato ci sarà sempre il controllo dei democratici. Poi parleremo del MES. La ratifica nell'interesse dell'Italia è un argomento che ogni tanto torna, insomma, il meccanismo che vede insomma, questi rapporti tra l'Italia e l'Europa, poi lo spiegheremo bene, e ancora Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia, sta portando avanti fondamentalmente la linea che era stata iniziata da Mario Draghi, e poi quindi quali sono i pro e i contro del MES, e poi parleremo di cripto in default con questo crollo delle criptovalute dopo il caso, dopo il fallimento di FTX. Allora Giancarlo, tante cose anche oggi. Prima di tutto ti chiedo insomma, un po' una panoramica generale dell'economia e anche della politica con tutti i temi in primo piano, il G20 di Bali dove parteciperanno Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, poi il rating di Fitch sull'Italia, quindi arriverà il giudizio dell'agenzia di rating sul nostro paese, ci sarà l'inflazione in Gran Bretagna, quindi inflazione sempre al centro dell'attenzione. Naturalmente poi tutte le varie opinioni che abbiamo ascoltato nelle ultime ore da parte della Fed, come dire, l'inflazione che è calata in America, ma resta sempre il sorvegliato speciale, nonostante l'economia possa rallentare, e anche il Fondo Monetario Internazionale ha detto attenzione perché quella è la cosa importante, bisogna come dire, far sbollire questa inflazione. Allora lascio a te insomma una panoramica e poi andiamo negli argomenti. Beh, sì, io sottolineerei in particolare quest'ultimo passaggio che hai fatto tu sull'inflazione, perché Sì. effettivamente il mercato ha reagito in maniera, a mio avviso, spropositata, ma bene così, eh. Non. Se le borse salgono, io sono contento, quindi non ci siano dubbi. Io spesso, insomma, sono abbastanza critico, ma cercando di raccontare quello che succede. Non perché sia un menagramo, ecco, io spero sempre che l'economia migliori e che anche la finanza dia il suo contributo. Quindi effettivamente questo 7,7, che è un risultato migliore delle attese, ma non è insomma un risultato eccezionale, invece ha avuto un impatto da parte del mercato che non mi aspettavo, cioè questo crollo del dollaro, certo, era molto salito nei giorni, nelle settimane precedenti, però questo crollo del dollaro e questo boom delle borse, in particolare il Nasdaq, anche lì certo era particolarmente sceso nei giorni precedenti, però insomma non mi aspettavo una risposta così forte. Quindi, dato che io seguo anche Andrea prima di me e con lui mi trovo molto spesso d'accordo, io chiarisco subito, sono molto critico con l'analisi tecnica, quindi da quel punto di vista lì non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, però quando lo sento parlare di politica, insomma, molto spesso mi trovo d'accordo, pienamente d'accordo con lui. E anche adesso che ha fatto questa analisi dicendo un po' che probabilmente questa positività sulle borse potrebbe durare fino alla fine dell'anno. È anche vero, insomma, vediamo come si concluderà questo 2022 che era partito nel peggiore dei modi, insomma, aveva avuto un primo semestre veramente da dimenticare, invece questo secondo semestre si dimostra decisamente migliore. Ok, ottimo. Cosa mi dici appunto delle elezioni di mezzo mandato in America? È stata una sorpresa. Giancarlo, cosa ti aspettavi? Perché insomma, forse le premesse erano un po' diverse anche per le critiche che ultimamente, per vari motivi, sia da un punto di vista personale, ma sono quelle che ci interessano meno, ma soprattutto da un punto di vista istituzionale e diplomatico, le critiche che aveva ricevuto Biden appunto negli ultimi mesi. Insomma, il suo consenso era calato. Ma allora, Biden,
poteva pagare tante cose dal quale probabilmente, non dico non avesse colpa, comunque insomma non si poteva attribuire totalmente la colpa a lui, cioè l'inflazione per esempio alta, che sapete che non piace agli statunitensi, non piace a nessuno per la verità, ma forse in particolare agli statunitensi, questa situazione diciamo abbastanza negativa anche per tanti altri aspetti, non solo quello economico, poteva costare caro a Biden. Non è costato caro a Biden, però io, lasciami dire una cosa, Manuela, io le elezioni fatte in questa maniera mi lasciano molti dubbi. Persone che potevano votare un mese prima, caselle postali finte nella quale si mettevano le schede elettorali, insomma, io. Per me le elezioni sono quelle italiane, si va in un seggio, si mette una croce su un simbolo e la scheda elettorale va inserita in un'urna, punto. Poi si aprono le urne, la speranza che all'apertura delle urne ci siano i rappresentanti dei diversi partiti a monitorare che non ci siano brogli, soprattutto sulle schede bianche, insomma, quelle per me sono elezioni, quelle che avvengono Sì. nel Uniti è una pantomima di elezioni, quindi. Ma senti, ma invece i candidati appoggiati da Trump hanno perso tutti o quasi al voto e effettivamente si dà proprio, tra virgolette, la colpa all'ex presidente degli Stati Uniti della debacle repubblicana. Insomma, sei d'accordo con questa analisi? No, perché penso proprio sia una fake news, nel senso, a quanto mi risulta, poi se vuoi il lunedì prossimo ti posso dare il dato Sì, preciso. perché no? Certo, assolutamente. Che la stragrande maggioranza, la quasi totalità di quei candidati invece ha vinto le elezioni, è stata eletta, e solo una minima parte, forse magari in questa minima parte si è concentrata l'attenzione dei media, ma non penso che sia andata così. Sì, Sì, non riesco a vedere la una. leghi proprio a quello che diceva, a quello che dicevi prima, anche questa considerazione su, i candidati di Trump, insomma. No, no, beh, ma a parte che la questione candidati di Trump è sempre da stabilire, cioè un conto, se io vado a tenere un comizio per una certa persona, quello è il mio candidato oppure no? Cioè, a parte che è estremamente difficile stabilire i candidati di Trump, certamente ci sono delle persone che sono molto del partito. Non ti sentiamo più Giancarlo, almeno io non ti sento più, non so se... No, infatti è successo qualcosa, non so che cosa è successo. Mi No, senti? adesso sì, perfetto. Ok, no, dicevo che è difficile stabilire quali erano i candidati di Trump, no? Sì. Però certamente nel Partito Repubblicano ci sono trumpisti e meno trumpisti, diciamo, ma comunque, come è ovvio, come è normale, ma comunque, ripeto, su quel dato dei candidati ritengo che siano stati enfatizzati solo quelli che hanno perso e non la stragrande maggioranza invece che sono di quelli che invece sono stati eletti. Poi è vero che il risultato, così come è stato pubblicato, è decisamente più favorevole ai democratici rispetto alle attese della vigilia, questo è innegabile. Certo, assolutamente sì. Ecco, ora arriviamo alla provocazione, soprattutto che arriva da parte di alcuni osservatori, molto banale, cioè che Biden potrebbe decidere di ricandidarsi. Tu cosa ne pensi? Ovviamente la sua decisione la conosceremo all'inizio dell'anno prossimo, idealmente. Pensi che forte di questo successo, poi non so se possiamo definirlo successo, ma sicuramente più alto, insomma, la risposta è stata sicuramente più positiva delle attese, potrebbe decidere di proporsi per un secondo mandato? Allora, purtroppo Biden, ma non lo dico io, lo dicono tante persone, io per esempio, insomma, persona al di sopra di ogni sospetto di essere un anti-americano, lo cito, quindi l'ho sentito dire da lui, una persona come Federico Rampini ha proprio raccontato un evento al quale lui aveva partecipato, in cui Biden faceva chiaramente capire di non essere pienamente lucido, quindi. Ma chiaramente, come anche diceva,
giustamente Andrea prima di me, ma questo lo sanno tutti, sapete che è molto probabile che Biden sia la persona che compare, ma che poi le decisioni vengano prese da altre persone, non da lui. Certo, se non è lucido adesso, è chiaro che col passare degli anni la situazione peggiorerà. Quindi se agli Stati Uniti va bene avere un presidente di quel tipo, perché loro dicono, beh, ma può anche avere un deterioramento cognitivo, ma tanto non è lui che comanda, sono altri, ci Beh, però fidiamo. non è un, no, non è una, come dire, una considerazione molto logica, insomma, no? Ho capito, però non vedo altre considerazioni No, che no, no, possono. no, non che tu non stai facendo una considerazione logica. Chi pensa che va bene lo stesso perché tanto non è lui che decide, insomma, parliamo del presidente degli Stati Uniti d'America. Lo so, però obiettivamente, cioè, lo vediamo tutti, insomma, la situazione nella quale questo uomo ha veramente difficoltà in tutti, non solo, mancherebbe altro nel deambulare, eccetera, si vede, ma ha difficoltà proprio a seguire la logica, non No, beh, è chiamato Gaffer, poi vabbè, insomma, non so se abbia dei problemi reali o se sia proprio, sai, ci sono persone che fanno gaff, no? Non avendo delle motivazioni poi mediche o patologiche, ecco. Però sicuramente, insomma, visto che parliamo anche della superpotenza americana, servirebbe un po' più di lucidità, questo è chiaro. Però, insomma, come hai detto tu, sarà l'America a decidere se e come, sta bene. E vedremo anche cosa, gli consiglieranno, no? Le persone che sono accanto a lui, perché ovviamente sarà consigliato ad hoc. Allora, Giancarlo, altro tema che abbiamo, visto poco fa nel nostro sommario riguarda il MES. Ricordiamo di cosa stiamo parlando, il meccanismo europeo di stabilità, che è detto anche fondo salva stati, è da tanto che non se ne parla, però ogni tanto, diciamo, torna in auge questo discorso, anche perché è tornato nel dibattito all'interno del governo. Un'organizzazione internazionale a carattere regionale, nato proprio come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria di tutta la zona euro. Allora, intanto, come detto, è tornato a far parte del dibattito politico. Giorgetti ha parlato di ratifica del MES, quindi portando avanti un po' la strada, cioè seguendo un po' la strada di Draghi. Chiedo a te cosa ne pensi, anche per entrando ancora più nel dettaglio per spiegare di cosa stiamo parlando, e insomma poi vedremo anche. Intanto la prima domanda che abbiamo messo in sovrimpressione è se la ratifica è nell'interesse dell'Italia, e poi andiamo a vedere anche i pro e i contro eventualmente. Ma allora, io vorrei parlare del MES affinché tutti, ma proprio tutti gli ascoltatori possano capire. Esatto, sì, spieghiamo bene, assolutamente, l'obiettivo è quello. Lo semplifico al massimo, no? Allora, dietro questo acronimo che sembra così molto rassicurante, Meccanismo Europeo di Stabilità, insomma, tutti vogliamo la stabilità, eccetera, così. Nella realtà che cosa è? La cosa è semplice. Allora, se va John Elkann a chiedere un prestito in una banca di 1 milione di euro, il funzionario che deve deliberare non ci pensa su un attimo, cioè, voglio dire. Beh, sicuramente. Vado io invece a chiedere 1 milione di euro di un prestito, è chiaro che cominciano cioè, prima di concedermelo, ci pensano su 2 volte perché vanno a vedere il mio patrimonio, vanno a vedere tutto quello che ho fatto precedentemente e così via. Ed eventualmente me lo concedono solo se io do delle garanzie massime sulla possibile restituzione. Quindi il MES è una cosa di questo genere qua. L'Europa, purtroppo o per fortuna, poi a seconda appunto della visione, è qualcosa, l'Europa intendo naturalmente l'Unione Europea, scusatemi se ogni tanto Sì, magari. certo. Fai bene a specificare, però chiaramente, l'Unione Europea. L'Unione Europea è chiaramente un'organizzazione che non è ancora completata, voglio dire. Quindi,
succede che qualsiasi cosa di carattere economico deve essere vagliata. Quindi, quando noi faremo la finanziaria, chiederemo di avere uno scostamento di bilancio di un certo tipo, l'Europa ci dirà no, guarda, fai. Cioè, agisce come la banca che deve deliberare un prestito che viene appunto chiesto da un suo cliente, no? Quindi il cliente chiede un prestito di 100.000 euro e la banca dice no, al massimo ti possiamo finanziare 50.000 euro. La stessa cosa la fa l'Europa, cioè l'Italia a suo tempo, ricordate il governo giallorosso, chiede uno sforamento del 3,4%, l'Europa dice no, al massimo puoi farlo dello 3,04%. Okay. Quindi questa è, ecco, quando le cose degenerano, nel senso che non basta più solo chiedere prestiti, ma i prestiti diventano molto rischiosi. Allora l'Europa dice: normalmente ti chiediamo certe garanzie. Quando superi un certo livello di debito, queste garanzie ovviamente devono essere ancora più pressanti. E questo è il MES. Cioè, è la possibilità di avere un finanziamento dall'Unione Europea, finanziamento effettuato dall'Unione, quindi dagli altri stati, ma solo con delle garanzie molto stringenti, e chiaramente queste sono, particolarmente stringenti, nel senso che alla fine ti tolgono proprio la sovranità, cioè Infatti Giorgia Meloni qualche mese fa aveva proprio parlato di un trattato che non farebbe gli interessi dell'Italia. Esatto, questa è la questione. Abbiamo visto che cosa è successo in Grecia, cioè è arrivata la Troica, ha preso quelle decisioni e quindi si è sostituita di fatto alla politica greca. Noi un rischio del genere, non voglio dire che l'Italia sia come la Grecia, ma un rischio del genere non dobbiamo e non possiamo correre. E quindi sta valutando male Giorgetti in questo caso? Allora, chiaramente si nasconde dietro alla questione Germania, perché anche la Germania deve decidere, eccetera. Quindi si nasconde dietro quello. Secondo me dovrebbe dire chiaramente che non vogliamo correre un rischio del genere e quindi non ratificare il MES. Ecco, allora quindi vabbè, se andiamo a vedere il titolo successivo, pro e contro, i contro li abbiamo mi pare già detti, ma c'è qualche pro, Giancarlo? Non so. Allora, il pro è il fatto che non voglio demonizzare l'Unione Europea per queste cose, perché capisco che quando il rischio aumenta devono aumentare anche, tra virgolette, le garanzie. Quindi pensare come ha fatto, come è successo con la Grecia, perché sono stati dati miliardi e miliardi alla Grecia per. Senza avere nessuna garanzia, sarebbe stato come si faceva in precedenza di fatto, insomma, ha portato ad aumentare sempre di più questo debito. Non è che con il MES il debito della Grecia sia diminuito, no. A tutt'oggi, diciamo, la situazione è grave, però stiamo ancora parlando della Grecia che ha un PIL, insomma, che è da poco, mettiamola così. Certo. E in Italia non possiamo correre un rischio del genere, a mio parere. Ok, e torneremo a parlarne. E adesso parliamo invece di quello che è accaduto al mondo cripto negli ultimi giorni. Intanto diciamo subito che insomma, rispetto a mesi fa, il mondo cripto delle criptovalute era già in sofferenza, diciamo così, a partire proprio dal Bitcoin, no? Fino a qualche mese fa Giancarlo si parlava dell'ipotesi che il Bitcoin arrivasse a 100.000 dollari, insomma, quindi comunque siamo ben lontani da quelle previsioni perché poi lo scenario è cambiato, però appunto le più capitalizzate hanno toccato proprio negli ultimi 7 giorni i minimi da inizio anno, circa 210 miliardi di dollari, parliamo del 20%.
10% dell'intero mercato per la bancarotta improvvisa di FTX, che è l'exchange di criptovalute. Diciamo subito che non è il più grande è Binance, giusto per chi insomma non sapesse, per gli amanti delle cripto è risaputo, però insomma diciamo che muove, insomma è il tasso, leggevo che è l'exchange con il più alto tasso di crescita al mondo, quindi muove il mercato. Allora, io e te non parliamo spesso di cripto, quindi sono curiosa di sentire cosa ne pensi anche prima di questa, diciamo, di questo fallimento dell'exchange e ovviamente come vedi adesso lo scenario. Ma guarda, semplicemente le cripto sono una truffa. E Ah, adesso. ecco, perfetto. L'appunto detto, non parliamo mai di cripto, diciamo che non hai girato intorno alla questione. Perché, Gianca? Scusate se rido, ma una risata ovviamente ci mancherebbe. Sentiamo perché, ecco. Spiego il perché. Sono una truffa dal punto di vista dire, mediatico, non so, uso questo termine forse in maniera impropria. In questo senso, allora, tanto cripto, cioè una roba che deriva dalla crittografia, d'accordo, ma valuta, criptovaluta. Valuta è un termine, diciamo, con il quale normalmente è un sinonimo di moneta, no? La valuta americana, intendiamo il dollaro, eccetera, no? Quindi la moneta americana e così via. Quindi, ma Bitcoin e tutte le criptovalute non sono monete perché non hanno la caratteristica di essere moneta. Poi Bit, sappiamo tutti che cosa vuol dire, no? È l'elemento, diciamo, più piccolo, iniziale dal quale parte poi tutta l'informatica, no? E va bene, ci può stare. Ma coin sappiamo che vuol dire denaro, eccetera. E anche in questo caso dico che è una truffa, nel senso che i bitcoin non sono denaro. Il bitcoin è un bene non fisico, no? Tra l'altro, quindi peggio ancora, nel senso che però è quello. Quindi, e in più, ultima truffa, lo state trasmettendo anche voi, il simbolo del bitcoin, cioè una B con le due stanghette. Le due stanghette verticali ovviamente fanno intendere della questione monetaria, perché sappiamo che il dollaro, l'euro, lo yen hanno nel loro simbolo le due stanghette, no? Il dollaro verticali, lo yen e l'euro orizzontali, comunque insomma quello. Quindi anche qua prendere il Bitcoin B con le due stanghette per farlo credere che sia Ok, una ma quindi la truffa, tu quando usi il termine truffa parli proprio nell'impostazione e come dire, nel come sono state chiamate come le chiamiamo, queste cripto, insomma, giusto? Esatto, cioè Ok. aver fatto credere che questa era una moneta, che questa era una valuta. Infatti, possiamo prendere il Bitcoin al posto del dollaro, oppure una cosa. È chiaro, si può essere usato se qualcuno lo accetta, naturalmente, come in pagamento, ma così come se io ho un debito con una persona e ho una moneta d'oro con il quale posso saldare il debito, glielo posso dare, oppure ho in casa 30 kg di ferro e gli do 30 kg di ferro e saldo il mio debito, ma in quel momento lì non è che il ferro sia una moneta, è un qualche cosa che mi serve, con il quale riesco a saldare un debito, ma non per questo è una moneta. E la stessa cosa è il Bitcoin, ok? Allora, se è un bene, io devo capire dove sta il valore di quel bene. Cioè, Certo. faccio sempre l'esempio dell'oro. L'oro è un bene, sì, che valore ha? Tot dollari all'oncia, normalmente viene appunto valutato in dollari per oncia, quindi 1760 dollari per oncia, quello è il valore dell'oro. Il valore del Bitcoin, qualcuno me lo deve ancora spiegare, cioè perché il Bitcoin avrebbe, che è una cosa oltretutto non materiale, perché avrebbe valore?
perché si può scambiare, ma, cioè posso scambiare anche delle altre cose che non hanno valore, voglio dire. Quindi io non riesco, nessuno è riuscito ancora a spiegarmi perché il Bitcoin dovrebbe valere 15, un Bitcoin dovrebbe valere 15.000 dollari o 30 o 40. Per me vale zero. Guarda Giancarlo, mi hai dato ovviamente un'ottima idea, dovremmo fare una puntata per capire insomma chi è per le criptovalute, spiegarci anche proprio perché poi insomma non è solo questione di mettere a confronto due fazioni, ma proprio di capire nel dettaglio le potenzialità di chi invece segue le criptovalute, di chi invece vede ancora tutte queste incognite, questi dubbi, giustamente molti le hanno, perché sulle cripto, insomma, proprio perché poi il mercato si è molto come dire, il mercato delle cripto è molto, cioè prima c'è stato un momento in cui era molto seguito, poi si è calmato e quindi adesso ci sono ancora più dubbi forse. Quindi non sarebbe male fare una puntata ad hoc e quindi ti prenoto già come faccio spesso per altri argomenti. Allora, aspettiamo naturalmente il tuo video di oggi, sai già su cosa lo farai? No, non ho ancora deciso di preciso, però sì, cioè in questo momento, è vero, ho fatto ieri un video sui Bitcoin e sulle criptovalute, non insisterò anche oggi, probabilmente naturalmente gli amanti del Bitcoin criticheranno, ma va benissimo, No, no, non vabbè, ma ciascuno ha la sua opinione, lo dico sempre. Poi il confronto, noi siamo qui e proprio per questo potremmo pensare di organizzare una puntata ad hoc. Quindi se avete voglia, noi siamo sempre a disposizione attraverso i social, scriveteci, seguiteci. Questa puntata poi sarà disponibile sul nostro canale YouTube e le fonti TV e quindi potete commentare sempre in modo pacifico, mi raccomando, perché ripeto, il confronto è utilissimo quando è fatto in modo come dire, istituzionale, definiamolo così. Giancarlo, grazie, ti seguiamo su Finanza in Chiaro, noi ci sentiamo la settimana prossima e a presto. grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille Giancarlo Marcotti, grazie a voi per averci seguiti fino a qui. Naturalmente, abbiamo iniziato un po' prima il live di oggi, lo terminiamo un po' prima, ma il nostro palinsesto, la nostra programmazione continua. Come detto, seguiteci sui nostri canali. Quello diciamo primario, le fonti.tv e poi sulla nostra piattaforma di YouTube, iscrivetevi al canale dove ci sono anche a disposizione dei contributi on demand e poi siamo su tutti i social. Buon proseguimento di giornata, restate con noi.